Perfetto, buonasera a tutti e grazie per partecipare a questo primo incontro di presentazione del cosiddetto protocollo aziendale dei trapianti di polmone. E questa è una prima chiacchierata che faccio con voi sui trapianti di polmone e vuole essere un qualcosa di introduttivo a questo tipo di chirurgia e vi faccio una premessa che tratterò diverse peculiarità di questo argomento, ma ogni argomento è una finestra che si apre su ulteriori altri argomenti che andrebbero approfonditi volta per volta. Quindi questo significa che questo è un primo incontro, ma sicuramente ce ne saranno altri di approfondimento delle varie fasi e delle varie competenze di questa procedura. Intanto iniziamo a parlare di quelle che sono le indicazioni al trapianto di polmone, che è una procedura abbastanza complessa, ormai un po' tutti abbiamo avuto a che fare con questi pazienti. Mi rivolgo in particolare ai colleghi più giovani, neoassunti, che magari, diciamo, rispetto a quelli un po' più anziani, hanno avuto meno opportunità di averci a che fare con questi pazienti. Vi assicuro comunque che sono pazienti abbastanza impegnativi e diciamo che vanno affrontati in maniera estremamente attenta e cercando di ovviamente studiare le varie fasi, le varie competenze che riguardano questi malati, che come vedrete c'è un approccio multidisciplinare. Intanto sulle indicazioni, chiaramente ci sono le indicazioni sia per patologie polmonari di tipo parenchimale, ma anche di patologie di tipo vascolare. È chiaro che sulle parenchimali le più note e le più frequenti sono i pazienti con bronchite cronica ostruttiva oppure pazienti con interstiziopatia sia nota che anche da cause idiopatiche. È chiaro che i pazienti che sono maggiormente diciamo, interessati a questa patologia nel nostro centro sono quelli con ipertensione polmonare e purtroppo vi devo dire che i pazienti con ipertensione polmonare sono comunque quelli più complessi e difficili da gestire, tant'è vero che molti centri rinunciano a farli proprio, questi trapianti di questi pazienti, proprio per la notevole complessità. Noi invece, dal momento che c'è il centro di riferimento nazionale per l'ipertensione polmonare qui a Bologna, allora spesso ci troviamo a trapiantare questi pazienti che, adesso come vi accennerò, sono abbastanza complessi. Nel corso degli anni, vi faccio vedere queste due diapositive prese dal Journal of Western Lung Transplantation. Nel corso degli anni i trapianti di polmone sono passati dalla procedura di sostituzione di un solo polmone a quella del trapianto bipolmonare. E come vedete, il bipolmonare ha assunto, diciamo, un aspetto nettamente preponderante, diciamo, rispetto ai monopolmonari. Questo per due ordini di motivazioni. Una è che di solito quando un'equipe va a fare un espianto di polmone, in genere o se li prende tutti e due oppure ne lascia uno lì e quindi andrebbe perso, diciamo. L'altra motivazione, che è più strettamente clinica, riguarda le complicanze che ci possono essere nel post-trapianto, nei monopolmonari parlo, dovute alle complicazioni che riguardano il polmone nativo, cioè quello del paziente che viene trapiantato, quindi il suo polmone nativo, che spesso ha dato anche a noi in passato, quando facevamo i monopolmonari, grossi problemi di tipo infettivo che poi si ripercuotevano in maniera estremamente negativa sul polmone anche
trapiantato. Negli ultimi anni, sempre negli ultimi 10-15 anni, c'è stata di pari passo una evoluzione anche nella gestione preoperatoria di questi pazienti. La gestione preoperatoria, che cosa intendo per gestione preoperatoria? Che spesso i pazienti venivano o ventilati quando diventavano, diciamo, estremamente gravi da un punto di vista respiratorio, però è stato visto che mettendoli in ECMO, quindi dandogli un'assistenza respiratoria con un supporto circolatorio, diciamo che l'aspetto importante è che questi malati riuscivano comunque, nonostante l'ECMO, a fare anche, ovviamente da svegli, a fare anche un programma di fisioterapia preoperatorio. Quindi diciamo che l'ECMO non deve essere visto, l'ECMO preoperatorio non deve essere visto come un qualcosa di estremamente invasivo e limitante, ma è esattamente il contrario, perché è più limitato un paziente intubato e ventilato in maniera aggressiva piuttosto che un paziente sveglio e in ECMO venoso, ovviamente. Qui vedete un paio di esempi, vi faccio notare che questa diapositiva risale al 2012 e praticamente avete due esempi di ECMO venovenoso in paziente sveglia che fanno, diciamo, seguono un programma di fisioterapia che nei pazienti che vanno incontro a trapianto di polmone è una medicina, tra virgolette, assolutamente importante la fisioterapia. Questo aiuterà il paziente sia nella fase pre-trapianto, quindi mantenendo un tono muscolare, diciamo, il più adeguato possibile, ma anche nel post-operatorio, quando dovranno proseguire questa importante fisioterapia che servirà a riprendere la ventilazione normale con i polmoni trapiantati. Da un punto di vista intraoperatorio abbiamo fatto, ovviamente negli ultimi anni, delle scelte ben precise, cosa che prima non facevamo, ad esempio, è quello di fare i trapianti di polmone in ECMO centrale. Abbiamo avuto occasioni negli anni precedenti di fare dei trapianti di polmone in ECMO periferico, ma poi adesso vi farò vedere per quale motivo abbiamo optato per fare l'ECMO centrale, ma questo non perché l'abbiamo scoperto noi o ce lo siamo inventati noi, ma perché noi seguiamo assolutamente quelle che sono le indicazioni e l'esperienza che viene fatta dai nostri colleghi, in particolare di due centri, il centro di Toronto e il centro di Vienna, dove siamo stati appunto a imparare a fare queste procedure. È chiaro che l'ECMO intraoperatorio diventa, l'ECMO centrale intraoperatorio diventa un supporto non solo respiratorio, ma diventa un supporto anche cardiaco, e vediamo il motivo. L'ECMO periferico, quindi veno arterioso periferico, può determinare un problema a livello sia del cervello, quindi attraverso la desaturazione cerebrale, che anche un problema tipo sia cardiaca, sempre per desaturazione a livello delle arterie coronarie. Il motivo è questo che vedete in questa immagine: praticamente il sangue che arriva dall'arteria femorale e quindi va verso un flusso controcorrente, va verso l'aorta ascendente, a livello dell'arteria subclavia di sinistra cerca, diciamo, viene a mescolarsi e quindi si mischia al sangue proveniente dal circolo polmonare che arriva attraverso l'atrio e il ventricolo di sinistra. Questo che cosa determina? Determina praticamente in questa zona una riduzione della saturazione arteriosa, quindi riduzione della saturazione arteriosa che determina, come vedete, una cattiva ossigenazione a livello delle arterie carotidi, ma soprattutto qui non sono segnate, ci sono anche i due ossi delle arterie coronarie. Quindi il risultato di questo tipo di ECMO, in caso
nel caso in cui il polmone, che viene escluso temporaneamente, dovesse essere vicariato dal polmone che comunque deve essere trapiantato, qualora questo non dovesse ossigenare bene, si viene a creare una condizione di ipossia importante che determina un danno sia cerebrale ma anche cardiaco. Allora, il motivo per cui mettiamo l'ECMO centrale è esattamente questo, per ovviare questi due gravissimi inconvenienti. Prego. Un attimo, che mi dicono che non vedono le slide. Ecco, ripartiamo da questa diapositiva dove stavamo parlando appunto dell'ECMO periferico, e un'altra motivazione per cui è stata scelta ovviamente la tecnica dell'ECMO centrale intraoperatorio è questa qui, perché qui vedete le varie curve pressione-volume a livello cardiaco che ci dicono una cosa molto importante, che maggiore è il flusso di pompa e minore sarà la gittata sistolica del ventricolo sinistro, perché il flusso è controcorrente, quindi noi andremo a creare un postcarico estremamente dannoso per il ventricolo sinistro, soprattutto in un ventricolo non ventato, quindi non scaricato. E quindi questo è un altro motivo per cui si fa l'ECMO centrale. E poi vedremo che per quanto riguarda l'ECMO periferico che verrà lasciato nel postoperatorio, il flusso della pompa viene mantenuto a un terzo al massimo a metà portata nominale del paziente, proprio per ovviare a questo problema importante. Quindi queste sono tutte cose che bisogna conoscere bene prima di farle. Il motivo per cui abbiamo optato, diciamo, per questi cambiamenti, lo vedete sostanzialmente in questo lavoro, ma ce ne sono anche altri che vi farò vedere dopo, dove praticamente il gruppo di chirurghi toracici di Vienna, che sono il nostro centro di riferimento, insomma, Vienna siamo andati diverse volte, personalmente ci sono andato credo 6 volte se non ricordo male, ma comunque loro sono, quando ci andavo facevano circa 120 trapianti all'anno di polmone, per cui hanno un'esperienza assolutamente importante, e loro poi lavorano a stretto contatto col gruppo di Toronto, e quindi sono ovviamente, come dicevo all'inizio, i due centri di riferimento per noi, che siamo ovviamente una realtà assolutamente diversa rispetto alla loro, sia in termini numerici ma anche per tutto il resto. E quindi loro hanno studiato, appunto facendo tanti trapianti, e hanno verificato anzi, che usando l'ECMO intraoperatorio e lasciandolo anche nel postoperatorio come ECMO periferico, su questi pazienti hanno avuto degli ottimi risultati in termini di sopravvivenza al di là dei 5 anni, insomma, quindi un risultato assolutamente importante. Ma perché questo tipo di approccio con l'ECMO è importante? È importante perché sostanzialmente aiuta sia i polmoni che il cuore, quindi, e poi come dicevo prima, assiste anche da un punto di vista dell'ossigenazione tutti gli organi, compresi il cuore e il cervello, che con l'ECMO periferico erano penalizzati, come abbiamo visto prima. Quindi serve a ridurre le pressioni e le resistenze polmonari, migliora la portata cardiaca, riduce la dilatazione del ventricolo destro. Per fare questo anche si può optare, e noi spesso lo facciamo, mettendo anche un vent in arteria polmonare che teniamo come drenaggio venoso, anche quello. E quindi tutti questi accorgimenti tecnici hanno consentito di fare in maggiore sicurezza il trapianto di polmone, ma indipendentemente se il paziente sia affetto da ipertensione polmonare o da patologie parenchimali, quindi non vascolari. Con questo lavoro, ulteriormente, anche sempre il gruppo di Klepetko, quindi parliamo sempre di Vienna, hanno ribadito il concetto della utilità dell'appoggio extracorporeo post-operatorio, soprattutto per la valutazione della sopravvivenza a 5-6 anni. Come vedete in questa parte qui,
i pazienti trattati con ECMO post-operatorio, diciamo, sopravvivono un po' di più rispetto a quelli che facevano solo l'ECMO intraoperatorio. Ecco. Per cui, insomma, hanno avuto modo, grazie agli alti numeri di pazienti trapiantati che loro hanno avuto la possibilità e hanno la possibilità di fare, insomma, studiano meglio questi aspetti che non sono assolutamente da sottovalutare. Questo invece è il gruppo di Toronto, dove hanno provato, diciamo, a fare il trapianto di polmone, hanno confrontato i due gruppi di pazienti, uno trattato con l'ECMO veno venoso, l'altro con l'ECMO veno arterioso. Anche loro si sono resi conto, ovviamente, hanno dimostrato che la sopravvivenza dell'ECMO veno arterioso centrale è nettamente superiore rispetto al veno venoso. Perché? Perché il veno venoso assiste solo il polmone, il veno arterioso assiste cuore e polmone, che è una cosa che conviene fare durante il trapianto. Qui c'è sempre il gruppo di Toronto che hanno fatto un ulteriore confronto dell'utilizzo dell'ECMO oppure il bypass cardiopolmonare. Hanno visto che ovviamente il bypass cardiopolmonare, essendo molto più invasivo perché richiede una quantità di eparinizzazione molto maggiore rispetto all'ECMO centrale, hanno visto che in termini di complicanze post-operatorie, di tempi di ventilazione meccanica post-operatorio, tempo di permanenza in terapia intensiva, chiaramente l'ECMO è nettamente, i pazienti trattati con ECMO vanno decisamente meglio rispetto a quelli trattati con bypass cardiopolmonare totale. E anche in termini di reintervento, qui vedete ad esempio le riaperture per sanguinamento, insomma dal 27% al 9% mi sembra una percentuale estremamente significativa, anche in termini di mortalità, come vedete. Quindi direi che la scelta dell'ECMO ECMO centrale è nettamente più indicata rispetto alla circolazione extracorporea classica con ossigenatore, eccetera, che richiede una maggiore parenizzazione. Con l'ECMO noi siamo arrivati intorno alle 40 unità pro chilo di eparina intraoperatorio, mentre con una CECE normale, la quantità di eparina è molto maggiore. Qui vediamo ovviamente le complicanze che, come in ogni altro intervento, in particolare nei trapianti di polmoni, cioè le complicanze sono, diciamo, più frequenti rispetto anche ad altri trapianti di organo, come ad esempio il trapianto di cuore. Perché questo? Ma per il semplice motivo che i polmoni sono a contatto costantemente con l'ambiente esterno, quindi la sterilità, diciamo, dopo il trapianto non c'è più praticamente. Non è come il trapianto di cuore che rimane all'interno del torace chiuso e quindi evita il contatto diretto con l'esterno. I polmoni sono costantemente a contatto con l'esterno, perché il paziente giustamente respira e quindi... E anche qui abbiamo le complicanze precoci, diciamo entro i 30 giorni, e quelle più tardive che arrivano a 10 anni o di più. Praticamente tra le complicanze precoci, come vedete, c'è la primary non function o graft failure, che è quella più frequente nell'immediato post-operatorio. Altre problematiche riguardano ovviamente le infezioni, perché anche le infezioni, oppure il rigetto acuto. Qui tra le complicanze più tardive abbiamo la bronchiolite obliterante, sarebbe il famoso rigetto cronico, per cui molte volte, in diversi casi i pazienti poi vengono ritrapiantati a causa di questa bronchiolite obliterante, che determina un'insufficienza respiratoria grave, tale per cui il paziente deve essere ritrapiantato. Quindi la failure del graft, vedete qui, la vediamo come complicanza tardiva nel 15% dei casi, qui invece era il 25%. Qui sono le varie cause per cui i pazienti sono stati trapiantati, però sostanzialmente, per farvi
capire che ci sono delle complicanze più importanti in fase acuta, altre più importanti in fase tardiva. Ad esempio, l'altro grosso problema dei pazienti trapiantati sono i tumori, le neoplasie, che come vedete chiaramente in fase acuta è zero, però a distanza di 10 anni possono arrivare al 10-11%, anche qualcosa in più, insomma. È chiaro che il problema del trapianto di polmone è, come tutti gli altri trapianti, legato alle donazioni. Il numero di trapianti di polmone è ovviamente inferiore rispetto ai trapianti di fegato, rene e anche cuore. Perché? Perché il polmone è un organo estremamente delicato e facilmente deteriorabile. Il deterioramento polmonare, però, molto spesso può essere, diciamo, determinato da malpractice mediche, diciamo. Perché? Perché quando un paziente va in morte cerebrale, quindi inizia l'osservazione di morte cerebrale, spesso nelle rianimazioni questi pazienti vengono gestiti non proprio in maniera adeguata. Diciamo, ad esempio, se si tratta di pazienti che hanno bisogno di una sacca di sangue, molte volte si evita di farla, ma vengono reintegrati dei cristalloidi. Il problema è che la differenza sostanziale è che i cristalloidi finiscono tutti nei polmoni. Quindi diciamo che si è ricorso negli ultimi anni a un sistema per cercare di recuperare dei polmoni danneggiati, dei polmoni borderline. Questo perché? Per cercare di incrementare il numero di trapianti. Abbiamo come, quindi c'è la tecnica praticamente ex vivo, che è una tecnica ormai che si fa da diversi anni. Noi ne abbiamo fatti alcuni, non tantissimi, però sostanzialmente si cerca di recuperare dei polmoni che abbiano queste caratteristiche sostanzialmente, cioè dei pazienti con PF inferiore a 300, quando ci sono segni di edema polmonare, riduzione della compliance polmonare, oppure se i pazienti donatori hanno ricevuto molte trasfusioni, magari se erano dei traumi o altro, o comunque anche i traumi toracici, quelli sono, diciamo, una controindicazione anche per questo motivo, insomma, perché il polmone può essere danneggiato anche dal trauma. E poi negli ultimi anni ci sono anche i DCD, e anche qui dipende se il paziente in DCD ha ricevuto un supporto meccanico circolatorio dopo 60 minuti dall'arresto cardiaco, insomma, inizia a diventare un problema anche in questi casi. In ogni caso, con questo presidio, con questa macchina, che è praticamente una mini circolazione extracorporea, diciamo, che riguarda solo ed esclusivamente il polmone, il circolo polmonare, serve a rigenerare, quando è possibile, i polmoni, e quindi quando si raggiunge nel giro di 4-6 ore si raggiungono questi criteri, quindi un PF maggiore di 400, quando la pressione in arteria polmonare, nelle vie aeree, oppure la compliance polmonare tendono a migliorare, se c'è questo trend a migliorare, diciamo che i polmoni possono essere presi dopo questo periodo di tempo e impiantati nel paziente ricevente, altrimenti vengono lasciati lì e buttati via perché non soddisfano questi requisiti. Qui vedete la cannulazione della cuffia dell'atrio sinistro ovviamente, e dove sboccano le vene polmonari, e qui vedete la cannulazione dell'arteria polmonare. Quindi il sangue viene fatto circolare dall'arteria polmonare, viene drenato ovviamente a livello dell'atrio, il blocco polmone trachea viene intubato anche, quindi c'è sono questi organi che vengono sia perfusi che ventilati. C'è la possibilità ovviamente di fare la broncoscopia per togliere le secrezioni, eccetera. E poi vengono tenuti in... Si può far partire il filmino qui, Chiara? Thank you.
vengono tenuti così per quel periodo di tempo che vi dicevo, per 4-6 ore, e se dovessero recuperare, va bene anche quello, dai. Ecco qui, solo che qui non si vede bene che c'è un po' di... Ecco, però aspetta un po'. Ecco, qui vedete i due polmoni. Allora, questo è il polmone di destra che è bello ventilato, e quello di sinistra invece che, come vedete, rimane poco ventilato. Questo che significa? Che la compliance di questo polmone è estremamente ridotta. C'è un polmone che non si espande, che si impregna di liquido, che è la steam solution, che è il liquido che gira nella pompa che fa ossigena, che fa perfondere questi polmoni, diciamo, finisce nell'interstizio dove c'è il danno alveolo capillare, quindi questi polmoni diventano sempre più pesanti. Abbiamo la possibilità, questo riesce a partire, Chiara? Vediamo. Forse dalla diapositiva dopo, vediamo. Perde neanche aria. Insieme. Ecco, qui si vede bene il polmone di sinistra, eccolo. No. Vabbè, se non parte va bene. Comunque l'idea, cioè, è giusto per farvi vedere che il polmone di destra espande meglio, qui c'è il polmone di sinistra che, come vedete, è rigido, si è irrigidito ed espande molto poco, quindi la compliance si è ridotta, per cui quei famosi numeri che vi ho fatto vedere prima, o comunque il trend a migliorare della compliance polmonare, non c'è stato. Quindi questi poi sono stati polmoni che abbiamo evitato di trapiantare ai pazienti. Vediamo un po'. Ecco, adesso ci siamo. Ok, a questo punto passerei a quello che è la stesura del protocollo aziendale che abbiamo fatto insieme ad altri colleghi, perché il trapianto di polmone non è una cosa solo di qualcuno, diciamo. Il protocollo aziendale, come vedete, la stesura di questo protocollo aziendale è stato fatto dai vari responsabili di fase della chirurgia toracica, della pneumologia, della cardiologia, il sottoscritto, con la dottoressa Dalchecco, che come responsabile dell'ECMO l'avevo coinvolto, Erika, per la parte dell'ECMO, appunto, e poi la medicina fisica e la riabilitazione con i fisioterapisti. Quindi, come vedete, è un protocollo che coinvolge più persone, tanto è vero che sul trapianto di polmone girano diverse figure specialistiche. Lì mancano ovviamente gli infettivologi, che anche loro ci danno un grosso supporto, eccetera. Però questo serve per dire che è un programma abbastanza complesso, e dove ognuno deve cercare di fare il meglio che può per quanto riguarda la propria disciplina, senza sovrapporsi o invadere campi non pertinenti alla propria competenza. Le indicazioni che vedete, questo è il nostro protocollo aziendale, ripeto, sono tre criteri generali per l'inserimento in lista: c'è l'età inferiore a 65 anni, l'attesa di vita inferiore a 2 anni, la malattia polmonare cronica irreversibile, ovviamente la terapia che è già massimale, quindi non può fare altro. Poi la cosa importante che vi voglio far notare è questo: c'è il profilo psicosociale adeguato. Insomma, che cosa significa? Questo è molto importante, perché ogni tanto capita che abbiamo dei pazienti in terapia intensiva che si complicano in seguito a patologie polmonari, non ultimo il Covid, eccetera. Ma quando noi abbiamo dei pazienti che arrivano alla nostra attenzione e non sappiamo tante cose di queste persone, cioè in tante cose intendo, non sappiamo se sono disposti a collaborare da un punto di vista dell'assunzione della terapia immunosoppressiva, non sappiamo se sono disposti a collaborare da un punto di vista della fisioterapia, dell'igiene in generale,
che debbono seguire, delle regole che vanno seguite in quanto pazienti trapiantati. Si fa fatica molte volte a prendere una decisione rapida e su pazienti che appunto non hanno seguito un programma, non sono stati messi in lista di attesa come si fa normalmente, quindi non sono stati valutati da un punto di vista anche psicologico. Questo lo dico perché ultimamente sta capitando che ogni tanto mi chiamano e chiamano con me anche gli altri colleghi che si occupano di trapianti di polmone, proponendo di trapiantare alcuni pazienti. Però io adesso, senza nessun pregiudizio ovviamente, però questo è un quesito molto importante che dobbiamo tener conto ogni volta che uno vuole proporre qualche paziente. Le patologie ovviamente che sono trattabili con il trapianto di polmone sono queste che vedete, che rispecchiano un po' quelle che abbiamo già visto. Poi ci sono alcune controindicazioni assolute e altre controindicazioni relative. Ad esempio, tra le controindicazioni relative c'è una chirurgia cardiotoracica maggiore, però diciamo che teniamo conto che nei retrapianti questa ovviamente è una cosa che una controindicazione che viene appunto, diciamo, trascurata, appunto essendo relativa come controindicazione, e quindi ci sono anche altre condizioni che possono in qualche maniera inficiare la decisione se mettere in lista in lista d'attesa per il trapianto un paziente oppure no. Il programma che è riassunto in questa flowchart praticamente quindi si parte da una diagnosi che fanno ovviamente i pneumologi, e poi c'è la fase prechirurgica, chirurgica e postchirurgica. Come vedete, noi siamo coinvolti in questa fase qui come anestesisti, quindi è la fase, diciamo, centrale più importante. Quindi c'è una prima fase in cui bisogna poi decidere se si tratta di un paziente che può fare il normale screening oppure se si tratta di un'urgenza e quindi da mettere in ECMO. Ecco, quindi queste sono decisioni che spesso ci troviamo a prendere insieme ai colleghi chirurghi e pneumologi. E chiaramente, una volta gestita la donazione, fatto il prelievo, il trapianto, eccetera, il paziente poi va in terapia intensiva, in alta intensità, dove vedremo che dovrà seguire una serie di procedure che consistono nello stabilizzare i parametri vitali e fino al recupero pressoché totale. In sala operatoria abbiamo chiaramente un sistema di monitoraggio adeguato al tipo di procedura, e qui ci sono magari alcune inesattezze forse, però sono tutte inesattezze che magari... Questo protocollo risale a giugno del 2020, quindi è suscettibile ovviamente di miglioramenti ulteriori. Comunque c'è il solito monitoraggio che facciamo per la stragrande maggioranza dei pazienti, anche cardiochirurgici o della chirurgia toracica, e chiaramente i rilevamenti dei parametri clinici con cannulazione di arterie sia dell'arteria radiale che dell'arteria femorale di sinistra. È meglio lasciare i vasi femorali destri sempre liberi, perché serviranno successivamente per l'ECMO post-operatorio. E chiaramente il monitoraggio della diuresi, il monitoraggio della portata cardiaca attraverso il catetere di Schwann-Ganz, le tre temperature, cutanea, vescicale ed esofagea, l'eco transesofageo che è assolutamente fondamentale nel trapianto di polmone, e poi il sistema di monitoraggio attraverso anche il sistema EVO-1000 o PICCO. Gli accessi vascolari, chiaramente dobbiamo avere degli accessi vascolari validi anche per fare un'infusione rapida, perché gestendo il paziente in ECMO dobbiamo ricordarci che con l'ECMO il perfusionista non è che ha tante armi con cui aiutarci, come succede nella CECH normale, che avendo
l'ossigenatore, il reservoir, quindi può mettere dei liquidi. I liquidi li dobbiamo mettere noi, liquidi emoderivati o quant'altro, attraverso una linea grossa di infusione rapida collegata appunto all'apparecchiatura dell'infusione rapida. E quindi è una, diciamo, un ulteriore lavoro per l'anestesista che, vi assicuro, in alcune fasi è anche abbastanza stressante quando ci sono delle fasi di instabilità importante da un punto di vista emodinamico. Chiaramente il sondino nasogastrico e poi, per quanto riguarda la ventilazione normale con il tubo da esclusione polmonare. Ovviamente non consiglio l'Univent assolutamente, anche se qui c'è scritto, ma di mettere sempre i tubi tipo Broncocat con l'esclusione bronchiale, perché se abbiamo bisogno di aspirare nel polmone escluso bisogna farlo in maniera efficace con il fibroscopio, quindi se c'è un bloccatore non, diciamo, la manovra diventa più difficile. Per quanto riguarda sempre la fase intraoperatoria, accennavamo prima al supporto circolatorio e quindi bisogna ovviamente avere tutta l'apparecchiatura per l'ECMO centrale intraoperatorio oppure per il postoperatorio periferico, quindi arteria e vena femorale. Una cosa importante, colgo l'occasione per consigliare chiunque si trovi a fare un trapianto di polmone, soprattutto nelle ipertensioni polmonari, di avere il perfusionista dentro con la pompa già pronta e anche il chirurgo, il cardiochirurgo, perché nelle ipertensioni polmonari, diciamo, ci possono essere delle fasi estremamente critiche già all'induzione e quindi in caso di necessità bisogna mettere un ECMO femoro-femorale d'urgenza prima di fare l'incisione toracica con la clamshell per fare il trapianto di polmone, poi, ma prima di sostituirlo con un ECMO centrale. Per quanto riguarda i farmaci, come vedete i farmaci sono ormai quelli che utilizziamo un po' tutti, dagli iponeinduttori, sedativi, insomma, qui vedete l'elenco di farmaci che conoscete benissimo, meglio di me, e per cui non c'è nessuna novità. È chiaro che fare l'intuizione a un paziente che ha un grave problema respiratorio è sempre un maggiore rischio, ma un maggiore rischio che tutti gli anestesisti riescono a gestire in maniera efficace. Come vedete qui, vasodilatatore del circolo polmonare, ossido nitrico. Mi raccomando, non nipride, scordatevelo, perché sennò correte il rischio di fare grossi casini. La condotta anestesiologica, quindi, rispecchia quello che normalmente facciamo. Quindi, dopo aver fatto l'induzione, il mantenimento all'anestesia si può fare ovviamente o totalmente endovenosa o comunque mista. E i farmaci che vedete, uno può scegliere l'oppiaceo che gli piace. Io sostanzialmente utilizzo il fentanyl anziché il remifentanil, ma questo perché si tratta di interventi estremamente lunghi e poi se il paziente rimane una coda analgesica dall'utilizzo di fentanest, male non gli fa, diciamo, ecco. E poi il cisatracurio lo utilizzi se c'è qualche problema, eventualmente insufficienza renale, altrimenti va benissimo anche il rocuronio, ecco. Come accennavo prima, ci possono essere delle fasi critiche, e quando facevo riferimento alla pompa che deve essere pronta in sala sempre all'induzione, lo dicevo proprio per questo motivo, perché la fase dell'induzione è una fase estremamente delicata e può essere necessario addirittura mettere un ECMO vena arterioso periferico in anestesia locale prima ancora di iniziare a fare l'induzione, quindi perché ci sono dei pazienti, parlo in particolare delle ipertensioni polmonari quando parlo di sta roba qui, perché sono quelli più complessi e a maggiore rischio di complicanze durante l'induzione. Per cui i perfusionisti questo lo sanno bene, per cui loro già preparano l'ECMO sempre prima dell'induzione. Poi la cosa che dovete ricordarvi voi è quello di ovviamente coinvolgere subito i cardiochirurghi, perché se necessita appunto di mettere un ECMO velocemente bisogna che loro siano in sala.
L'altra fase critica, oltre alla fase dell'induzione, è la fase della riperfusione dei polmoni. Durante la fase di riperfusione dei polmoni, a volte può capitare che ci sono dei danni da early graft dysfunction, quindi un danno di membrana precoce, e quindi questo danno di membrana si traduce con un deficit di ventilazione polmonare e deve essere ovviamente diciamo affrontato non solo con una gestione di una ventilazione di tipo protettivo, ma anche di un supporto meccanico. Quindi l'ECMO è fondamentale, oltre al CPVH, che è l'ultrafiltrazione, che va sempre, sempre associata, e spesso diciamo queste due manovre sono assolutamente risolutive per quanto riguarda la fase intraoperatoria. Sulle indicazioni dell'ECMO abbiamo già visto che diciamo nella fase preoperatoria l'ECMO venovenoso chiaramente è indicato per quanto riguarda però la fase pre-sala operatoria, diciamo. Quindi se il paziente è in terapia intensiva, c'è una grave insufficienza respiratoria con ventilazione meccanica massimale e non ottiene buoni livelli di ossigenazione, si mette l'ECMO venoso e quindi gli si fa, diciamo, da un supporto meccanico alla ventilazione. Ovviamente queste cose che vedete scritte possono sembrare superflue, ma in realtà non lo sono, perché prima di mettere un ECMO venoso e quindi proporre questo paziente per un programma di trapianto di polmone, dobbiamo essere sicuri che gli altri organi siano in ordine. Cioè non è che mettiamo l'ECMO venoso e poi andiamo trascurando la funzione di altri organi, andiamo a sperare di mettergli due polmoni in una condizione che non va bene, insomma, ecco, non, che, diciamo siamo in quella tabella dove ci sono le controindicazioni. E per cui prima di mettere un ECMO dobbiamo fare un programma su come va fatto su tutti i pazienti. Normalmente si deve fare un programma ben preciso. Se c'è un paziente che ha un'insufficienza respiratoria acuta, grave, e quindi la ventilazione meccanica non è più sufficiente, ma gli altri organi sono in ordine, quindi si può dare un supporto meccanico alla ventilazione, allora si può intraprendere questa azione di diciamo di preparatoria per un eventuale trapianto. Altrimenti si metterà un altro supporto, ma per fargli recuperare magari prima le funzioni di altri organi, e poi si può pensare eventualmente di cambiare anche la modalità dell'ECMO. Nella parte intraoperatoria, come abbiamo detto, l'ECMO deve essere ovviamente sempre considerato in tutti i pazienti con ipertensione polmonare, ma noi ormai lo abbiamo esteso anche a tutti gli altri, per i motivi che abbiamo visto all'inizio, relativi a quei problemi di ossigenazione a livello cerebrale e cardiaco. Ma l'ECMO periferico, diciamo, veno-arterioso, anche questo noi lo mettiamo anche nei pazienti che non hanno ipertensione polmonare, sempre per il discorso che abbiamo visto prima, per scaricare meglio le sezioni di destra, per detendere il ventricolo destro, per ridurre la portata cardiaca, la portata polmonare, quindi la portata cardiaca destra, e quindi tutti questi presidi e queste manovre servono a ridurre un flusso polmonare e di conseguenza a ridurre quell'edema da riperfusione che ci può essere e che si può manifestare fino a 72 ore dopo l'impianto. Nel post-operatorio, infatti, noi adesso abbiamo l'abitudine di metterlo, proprio perché abbiamo visto che non solo diciamo i centri grossi a cui noi facciamo riferimento, ma l'abbiamo verificato anche noi ovviamente, abbiamo degli ottimi risultati negli ultimi anni, quindi in termini di recupero anche in pazienti gravi che possono essere quelli con ipertensione polmonare. Cioè, la strategia di proteggere i polmoni
attraverso un ECMO periferico è una strategia che paga, che va bene, quindi bisogna proseguire su questa strada. È chiaro che il paziente che arriva in terapia intensiva ha subito un intervento importante, arriva giù con l'ECMO, quindi gli va data la massima attenzione, va gestito ovviamente in maniera molto accurata perché è un trapianto, quindi in maniera accurata intendo che va messo nel box singolo, come succede, ormai queste sono tutte cose che sono scontate, io ve le sto facendo vedere, ma sono cose che vi vivete tutti ogni giorno nella quotidianità. E quindi c'è la gestione della terapia immunosoppressiva che viene gestita insieme ai colleghi pneumologi, ci occupiamo ovviamente del monitoraggio metabolico, la terapia del dolore che ovviamente è di pertinenza nostra e tutto il resto, magari il controllo dei drenaggi toracici, anche se vengono i colleghi chirurghi a controllarli, ma diciamo che è una cosa che deve coinvolgere un po' tutte le figure specialistiche che si trovano a lavorare su questi malati. È chiaro che poi, una volta passata la fase critica, diciamo, quando il paziente inizia a poter fare un po' di fisioterapia e piano piano a recuperare anche un minimo di mobilità, poi a quel punto si potrà pensare a un trasferimento nella media intensità dove proseguirà il suo decorso sotto la gestione dei colleghi della chirurgia toracica. Ecco. Per quanto riguarda la gestione ventilatoria, è chiaro che deve essere una ventilazione protettiva. Noi purtroppo sul polmone sappiamo già anzi che non avendo farmaci come succede per il cuore che possono aiutare quell'organo, l'unica arma che abbiamo a disposizione per migliorare la funzione polmonare è quella di salvaguardare il più possibile, quindi creando meno danno possibile di tipo iatrogeno a carico dei polmoni attraverso la ventilazione meccanica che noi andiamo a fare. Quindi la cosa che io raccomando sempre è di non avere delle pressioni di picco alte, cioè alte intendo non devono superare i 25 centimetri d'acqua, la PEP comunque 5-6 va bene e una ventilazione protettiva come ormai nota da diverso tempo. È chiaro che la gestione ventilatoria si può e è possibile gestirla anche con una ventilazione ultraprotettiva, grazie anche al supporto ECMO che abbiamo e che mettiamo di solito a tutti i pazienti. È chiaro che tutto questo deve servire a scongiurare questo pericolo dell'early cloud dysfunction che purtroppo entro le 72 ore, come vi accennavo prima, ci può essere e quindi questa è la condizione più grave che si può verificare in un trapianto di polmone in fase acuta. Quindi dobbiamo stare molto attenti a monitorarlo e soprattutto dobbiamo fare tutto il possibile per far sì che si crei. Ecco, quindi dobbiamo tenere il precarico destro basso, quindi grazie all'ECMO. Dobbiamo avere la ventilazione protettiva, una FiO2 la più bassa possibile e quindi gestire questi pazienti in maniera estremamente delicata, senza essere aggressivi. Con la gestione dei fluidi, anche qui dobbiamo stare attenti alla somministrazione della terapia idrica o comunque di altri fluidi, compresi eventualmente degli emoderivati. E il monitoraggio costante attraverso catetere di Schwann-Ganz, attraverso l'eco transesofageo e attraverso tutti gli altri parametri emodinamici che ormai conoscete molto bene. Qui c'è anche ovviamente da stare diciamo molto attenti alla terapia sia immunosoppressiva che antinfettiva. E il nostro protocollo aziendale, diciamo, questa è una sintesi, ma poi c'è anche la parte estesa dopo.
Sostanzialmente noi facciamo la zeatoprina in questi pazienti prima di arrivare in sala operatoria e il solumedrol invece facciamo le due somministrazioni da 1 grammo e da 500 mg rispettivamente al primo declampaggio dell'arteria polmonare e al secondo declampaggio, quindi dei due polmoni. La terapia antibiotica con piperacillina e tazobactam, sia in bolo che in infusione continua, questo poi rimane anche in terapia intensiva, e la levofloxacina che rimane anche in terapia intensiva. Invece il Simulect lo facciamo, una volta lo facevamo prima dell'uscita, del distacco dell'ECMO, adesso visto che l'ECMO lo manteniamo, prima di uscire dalla sala operatoria glielo facciamo. È un potente immunosoppressore. Poi all'arrivo in terapia intensiva prosegue la terapia solita, che questa normalmente la vengono a gestire i colleghi della pneumologia. In particolare adesso abbiamo la dottoressa Salvaterra che ci sta dando un grosso aiuto per il controllo della terapia immunosoppressiva e della terapia antibiotica. Poi ovviamente coinvolgiamo anche i colleghi delle malattie infettive per aggiustare eventualmente queste terapie. Qui vedete il protocollo per esteso che riassume un po' quello che vi ho detto, più altri eventuali immunosoppressori che possono essere utilizzati. E dunque, qui andrei avanti. Qui la profilassi antinfettiva, anche questa è estremamente importante, contro l'herpes virus con la ciclovir, il fluconazolo per i funghi, l'amfotericina B, e ovviamente la levofloxacina, la piperacillina e tazobactam come antibiotico di base. E questi sono gli esami. Ecco, vi faccio vedere un po' tutto quello che prevede il nostro protocollo. Poi, ripeto, queste sono solo delle finestre che poi, se vogliamo, possiamo in un secondo momento andare ad approfondire, a migliorare, magari anche col supporto di qualcuno di voi, non solo io, insomma, che avrei piacere che sia coinvolto anche qualcun altro in questa roba qui. E quindi abbiamo il discorso del monitoraggio quello di routine, poi quello che viene fatto una volta all'anno. E poi i controlli on demand, ma questi sono, diciamo, più di gestione, ve li faccio vedere, ma sono più di gestione dei pneumologi che poi provvederanno a seguire i pazienti nel follow-up. La riabilitazione cardiorespiratoria, che credo sia l'ultima diapositiva, ma è una delle più importanti fasi, queste qui, e io ho sempre insistito di coinvolgere i fisioterapisti, di chiamarli sempre, di rompergli le scatole. A costo di diventare anche antipatico, però perché questo? Perché io ricordo che quando andai la prima volta a St. Louis in Missouri a imparare a fare i trapianti di polmone, una cosa che mi colpì molto è che i pazienti trapiantati di polmone venivano messi all'impiedi in terza, quarta giornata e giravano con il carrello insieme al fisioterapista in terapia intensiva. Allora, io adesso per motivi di configurazione architettonica della nostra terapia intensiva, questo praticamente non lo vedremo mai. Però voglio dire, il fatto della fisioterapia, vi ho raccontato questa cosa perché la fisioterapia è fondamentale in questi pazienti. È fondamentale perché questi devono imparare, se sono dei pazienti fibrotici, che respirano velocemente, quindi devono imparare ad avere una frequenza respiratoria normale. Se sono dei pazienti con ipertensione polmonare che hanno un atteggiamento ventilatorio, diciamo da fame d'aria costante, anche loro debbono riprendere a fare bene i movimenti diaframmatici, a espandere bene la cassa toracica. Prima fanno queste cose, meglio è, prima recuperano. Altrimenti questi pazienti più stanno a letto e peggio è. Per cui la fisioterapia, io ripeto, è come ultima diapositiva, ma è uno degli obiettivi più importanti in assoluto. Perché? Perché servono a preservare la funzione neuromuscolare. Infatti, vi ho fatto vedere prima quando parlavamo dell'ECMO preoperatorio. Da mettere verosimilmente ECMO venovenoso, da mettere verosimilmente a paziente sveglio, in modo tale che qualche movimento lo riesca a fare, perché se sta
un paziente lo teniamo addormentato un mese, sta in ECMO veno venoso, alla fine ci ritroveremo un paziente che ha dei gravi deficit muscolari, per cui questo sarà un paziente che farà molta più fatica a riprendere la respirazione normale nel post-operatorio. Serve ovviamente a prevenire le complicanze respiratorie dovute al fatto del ristagno delle secrezioni intrabronchiali, eccetera. E poi anche da un punto di vista psicologico, vi assicuro per esperienza che quando i pazienti riescono a mettersi anche all'impiedi, anche vicino al letto, da un punto di vista psicologico è estremamente importante, perché gli fa capire che il grosso, diciamo, del lavoro magari lo possono mettere alle spalle e possono avere come prospettive di vita una vita anche normale, ecco, quindi serve anche d'aiuto psicologico il fatto di riabilitarli prima possibile. Bene, io credo di avere finito e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie.